Ah, quei bei tempi in cui la nonna ti insegnava a farti il tritolo in casa. Direi che aveva giusto un po' di spade. Lei ha un po' esagerato con le pistole. Vi siete bloccate tutte con le falci per davvero. Io sto a debita di santa a prescindere, eh. Wow. Vai. Posto? Sì. Ho fatto breccia. Ma non si tiene così il lazzo. Ma chi ti ha insegnato a lazzare? Avete veramente un sacco di problemi voi con le protuberanze e tutto il resto. Oh, guarda, guarda. Direi che qualcuno è fuggito di prigione. Arretra che se no ci pigliano in pieno. Ah, lui sparava proprio una cifra rapidamente. Oh, le Gatling. Eh certo, utilizziamo le unità segrete. Credo che sia lì. Vai. No, hai preso me, razza di... Salve a tutti, io sono DronGamer e bentornati su Totally Accurate Battle Simulator 2024 Edition. Figlioli, sul finale della scorsa puntata mi sono divertito ad esplorare la mappa del retaggio, in cui abbiamo trovato ben 16 unità segrete che ci hanno permesso di sbloccare ovviamente la relativa campagna. Tuttavia, prima di andare al retaggio dobbiamo completare non tanto quella della simulazione, che è un po' blanda come mappa, magari ce la teniamo per il futuro, ma quella del Selvaggio West, che in verità mi farà tirare uno sfacciolo di porchi, voglio essere onesto con voi. La fantasmagorica lo so, l'abbiamo finita, no? Sì, 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 ok, per un secondo ho temuto il peggio. Ci ho tirato troppi porchi la scorsa puntata, che lascia stare che è meglio. Iniziamo con... Ah, beh, quanto? 4 pagine? Vabbè, 3 abbondanti, diciamo. Dicevo, iniziamo con scavi con la dinamite. Ah, il Selvaggio West. Questa mappa l'ho adorata perché era veramente... tanto ma tanto carina. Quando hanno aggiunto queste unità, vi giuro, mi sono divertito un sacco a testarle. È successo letteralmente di tutto. Ed iniziamo effettivamente con i giocatori di Minecraft armati di piccone. Guarda i piccoli stellini, letteralmente immortali. Quel gioco sarà ancora famoso quando il DronGamer sarà morto di vecchiaia, è abbastanza ovvio. E qui abbiamo delle simpatiche signorine armate di TNT. Ah, quei bei tempi in cui la nonna ti insegnava a farti il tritolo in casa. Ma vabbè, dettagli. Allora, sì, unità segrete, yuhu, dove boia sono finite le unità segrete? Allora, sto cercando di fare mente locale, c'era un carretto da... Non è questo? Dai, il carretto con la Gatling, gioco, non mi perculare? È sicuramente la ruota da guardare. Ah, no, ok, la Gatling là dietro, scusate, era in scala un po' più ridotta, ma è chiaramente il carretto della Gatling che ti sblocca la mitragliatrice. Pensavo fosse la ruota del carro. È vero che potevamo piazzare le unità anche qua dietro, ora che ci penso. Bene, sta montagna non me la ricordavo. Oh, ok, no, davvero, sta mappa è troppo carina. Poi c'era la Ball and Chain, ovvero il tizio che è stato incatenato e buttato dentro un carretto, che in realtà è una... Oh, porca miseria, la banca. Mi fate entrare, devo buttare giusto a cocchio di parete. Dobbiamo farlo nella sandbox, altrimenti ho le mani legate. Ricordo di aver tirato una marea di porchi in questa serie di livelli. Trovato, perfetto, che dicevo che lascia stare che è meglio. Scusate, oh, perfetto. E siamo a 2 su 3. Mi pare che fossero 3, poi magari mi sbaglio. A posto, palla al piede. Allora, ritornando a noi, come ho detto, devo mettermi con degli esplosivi qua, ma questo è il lato del nostro nemico, quindi dobbiamo andare nella sandbox. Allora, io posso utilizzare letteralmente qualunque unità che abbiamo sbloccato fino adesso. Vi garantisco che tendenzialmente utilizzerò i pirati, che sono di una potenza veramente incredibile. Oddio, detto tra noi, abbiamo abbastanza dindini, probabilmente da poter mettere dei moschettieri qua nelle retrovie. Non troppi, mi raccomando. E... oddio mio, facciamo attenzione perché le tizie sono giusto un cicino armate. Per sicurezza mettiamo anche un po' di pittori in giro, in modo tale da guadagnare preziosi secondi. Ragazzi, come al solito, non sparate tutti allo stesso avversario. Che bella che non è sta mappa, ragazzi. Sparate però prima o poi. Ah, il giocatore di Minecraft mi è molto più resistente del previsto. No, non avanzate. State un po' indietro, gente. Vedo delle esplosioni in lontananza che mi hanno inquietato proprio una cifra. Aspetta, c'è qualcuno? Ok, questi li abbiamo presi, bene. Non ne restano molti. Ragazzi, c'è un pittore laggiù, presto, uccideteli con l'arte. Oddio, oddio, Minecraft si avvicina. Minecraft si avvicina. Aspetta, no, fatevi i cavolacci vostri. Aspetta. Abbiamo vinto per davvero. Beh, grazie al cocchio ho distratto tutti io praticamente. Mi sono quasi preso un piccone sulle gengive. Le signorine, cioè tu sei completamente inutile. Tu e la tua cocchia di arte. Ok, ringraziamo i colleghi e ringraziamo il telone, che ha fatto ancora una volta da esca, perché mai una stracocchia di gioia. Questa volta abbiamo, no, i tizi cactus, ora me li ricordo.
Questi erano delle teste di minchia. Erano anche a prova di frecce, o ricordo male? Cioè, ti sparavano tutti quegli aculei, gli aghi, quando si avvicinavano troppo a te. E diventavano degli avversari abbastanza pericolosi. Quella strana giacca a forma di cactus è molto resistente. E per il resto abbiamo un sacco di giocatori di Minecraft. Popo una cifra, baffuti. Allora, ho una mezza idea. Userei la cara buona vecchia tattica del mago d'ossa. Ne mettiamo un po' gli uni di santi dagli altri. Probabilmente non mi basteranno, ma oh ragazzi, questo passa le convent. No, guarda, giusti giusti. Cortesemente, so che venite dalla preistoria, ma cercate di non deludermi più di tanto. Vediamo un po'. Non è andata poi come mi aspettavo. Aia, aia, il tizio è molto più resistente del previsto. Quindi mi resiste anche alle cose d'ossa dei maghi delle ossa. Oh, perfetto. Quindi questo attacco è virtualmente inutile. Buona. Domanda da un milione di dollari. Quanto mi resistete alle spade? È una domanda molto ma molto legittima. E giusto per sicurezza, mettimi un po' di arcieri scheletrici qua. Cioè, io vorrei mettere anche le unità sui tetti e tutte cose. Sarebbe una genialata di proporzioni bibliche. Ma non ce lo possiamo permettere. Per sicurezza un bardo qua in angolino. O si sa mai che mi distragga abbastanza a lungo il nemico. Vediamo un po', devo scoprire se risuonano anche le frecce. Sì, alle frecce, scusate, alle spade, che ho chiamato frecce anche nel corso episodio. Ragazzi, un po' più veloci. La devi smettere di avvicinarti al nemico. Ne abbiamo già parlato. Ah, mi bullizzano. Aiuto. Colleghi, fratelli, cugini. E che stracocchio. Aio, scusa, mi sono bloccato. Ma non riesco ad andare indietro, ma alla fine mi hanno bullizzato. Ok, possiamo dire che resistono un sacco alle spade. Signore, lei si è dimenticato di morire a quanto pare. Ok, oh, ce ne sono tanti, ce ne sono un sacco, ottimo. Fammi fuori almeno quelli di Minecraft, della serie meglio che nulla. Quelli di Minecraft, perfetto. Se riusciamo a tenere abbastanza... Ah, debita distanza è fatta. C'ho un moscerino nella vita vera che mi sta tartassando la voglia di esistere. Aio! Posso stare qua tutto il giorno però io. Puoi venire a dare una mano al tuo collega? Che sta accadendo? Ma ti ha bloccato? Cos'è successo? Ti sei bloccato tu? Arrivo, scusa, porta pazienza, è una giornata difficile per tutti. Pezzente, no. Stammi lontano, fetente. Possono ancora vincerla, Ti levi dalle balle, mi metti ansia. Sei brutto e cattivo. Ma quanto gli sto facendo? 0,1 di danno praticamente. Gioco? E la seconda mappa? Porta pazienza. Guarda spade che c'ha addosso. Non sta neanche despawnando. Di sto passo mi crasha il gioco. Alleluia. Sono rimasto a guardare questa schermata per più o meno un minuto. Direi che aveva giusto un po' di spade. Giusto un po' di spade. Ho capito, farlo resistente, sviluppato. Damoci una calmata. Ah, buon salve. Ma no, ma non mi potete attaccare anche alle spalle. Salve signore. Lei ha un po' esagerato con le pistole. Questo era quello che sparava in aria e poi cadeva una sorta di pioggia di piombo, se ben ricordo. Sono pericolosi in verità, se hanno buona mira. In questo caso è cosa buona e giusta disperdere le unità in modo tale da renderli virtualmente inutili. Ok, ho una mezza idea, non so se funziona ma ci provo comunque. Tre dragoni qua, come faccio a girarli, scusate? E da st'altro lato, porca la miseria. Non posso mettere un re delle scimmie e la watcha sicuramente non è abbastanza efficace, efficiente, tutte cose. Dite che... Aspetta. Ah, io li posso mettere anche alle spalle. Molto bene. Allora, faccio una cosa stupida. Metto i vampiri. Sicuramente i vampiri qua rimarranno danneggiati dalla collisione. Ma devo verificare effettivamente se la mia teoria... facciamo una roba del genere. È valida perché non ne ho la più pallida idea. Ok, intanto controlliamo che i dragoni riescano a cucinare tutti. Vai. No, troppo vicini. Ah, mi hanno fatto fuori il dragone. Un po' troppo vicini, però l'idea non è male. Sì, possono ciucciarli. Ok, la situazione la possiamo salvare. Grazie al conte Dracula minchia. Per il resto, sì, il telone ha fatto un pochettino di cazzatelle, come suo solito. Wow, i conti Dracula hanno salvato la partita contro ogni aspettativa. Ma la volete smettere di circondarmi? Ma che stracocchio. Con quanta dinamite non me lo dici? E stessa cosa dicasi anche da questa parte. Allora, dobbiamo farci tattici. E con tattici intendo metti l'unità più economica che passava da quelle parti. Dico, come la personcina. Gliela segnacchi. Ah, non posso metterla lì, dannazione. Ok, metti due personcine, meglio abbondare. E se lanciano la dinamite è praticamente fatta. Stessa cosa dicasi anche qua davanti. Il resto del denaro investilo a piacimento. Dite che forse i nostri... Giuro che sto moscerino me lo ciuccio. I nostri raccoglitori, cioè le signorine armate di falcetto, ce la fanno a farli fuori tutti? E poi ci possiamo casomai... Ti vuoi levare, moscerino DM? Dicevo, ci possiamo concentrare sul resto dei ragazzuoli. Da dove cazzo bubolo è venuto fuori sto moscerino? Per sicurezza, mettiamo comunque... Oh, i bardo qua sopra! Se non mi voli di sotto, razza di imbecille. È virtualmente fatta. La tattica suprema della vita...
Merda, c'è gente anche da questa parte, io non l'avevo visti. Cazzarola. Mettimene un paio anche qua a sto punto e cerchiamo di distrarre il nemico in qualche modo. Ok, ciancio le bande, vediamo un po' se ce la facciamo. Signorine, ce la fate a girarvi in tempo? Ah sì, non dimentichiamoci anche dell'esplosione, vediamo un po'. Bravi, bravi, molto bravi. Da quest'altro lato stanno mietendo il cactus con uno spettacolo. Potete mieterlo più rapidamente. Ok, sono esplose cose anche in quella direzione. Direi che signorina è meglio se lei andasse a casa. Si è preso un bambino in faccia, ma vabbè, dettagli. Da questa parte le signorine sono disarmate. E ovviamente gli imbecilli stanno provando a raggiungere i nostri bardi. Ma là sopra, se non cadono di sotto, sono al sicuro. Da quest'altro lato la situazione è virtualmente identica. L'unica differenza è che le signorine hanno ancora la dinamite. Quindi, aia. Oddio, vi siete bloccate tutte con le falci per davvero. Non ci credo. Aspettate che le libero le deficienti. Se mi avessero raccontato un incidente del genere. Ma adesso ti sei bloccata su tua cugina, così non posso... Dai, gioco. Ok, nel frattempo qualcuno è riuscito a liberarsi della serie meglio che nulla. Vai, perfetto. Ok, io intanto libero anche le altre. Zio Billy, quanto è grossa sta falce. Ci fosse anche un martello, mi salirebbe un comunismo. Ma l'altra deficiente si è bloccata laggiù, invece. A posto, signorina, c'ho un po' di aculei, ma non giudico io. La prossima volta prendo qualcuno di armato e chi si è visto si è visto. A posto, ok. Trituratemi il signore, quando avete un secondo. Bravi, 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 più trituraggio. Scusa, ho preso a te, cugina, porta pazienza. Faccio un predictone sull'incidente che sta per avvenire. Ovvero, queste quattro deficienti si faranno pigliare dalla dinamite del nemico. Ci moriranno fra atroci sofferenze. Oh, guarda! No, aspetta, sono tirato addosso alla dinamite. Ok, io sto a debita di santa, a prescindere. Wow! Ok, è andata meglio del previsto. La dinamite è esplosa, però sono così stupidi da essersela tirata addosso. Signorine, la mira però, santo Far West. Avanti, ma porca la miseria. Ho una mezza idea. Ignoriamo i tizi qua. Buon Salvino, qualcuno ha rapinato una banca. Questi cosa facevano? Cioè, ti tiravano la cassaforte? E poi? Cosa accadeva? C'ho un vuoto di memoria. Giustamente per rapinare una banca serve anche un po' di dinamite. Cosa cazzo popolo c'era dentro la cassaforte? Vabbè, del denaro, presumo. Allora, faccio una pirlata delle mie. Mi serve un bel cannoniere. Sperando che non vengano ad aggredirmi male la faccia. Spero, Nino. Metti un paio di unità qui per distrarle. In verità, il tuo obiettivo è abbattere il muro posteriore della banca. Ok, sembra che mi stiano ignorando per adesso. Signore, non mi faccia minchiate. Ecco qua, altrimenti non sblocchiamo quella stracocchia di unità. Vai! Posto? Sì! Ho fatto breccia! Aspetta, eccola giù l'unità segreta. Aspettate che entro. Scusate. No, beh, ok, devo farlo con la telecamera in visuale libera. Altrimenti, probabilmente, non riusciamo a farlo. Come va laggiù? Che combinate di bello, signori? Aspetta, ma qua sono morti tutti nel frattempo. Ma mi prendete in giro? Ok, i nostri cannoni qualcosa hanno fatto. Sento delle voci provenire da quella parte. Oh mio Dio, ci sono i tizi con la cassaforte, signori! Serve un aiutino? Non siete i più furbi del circondario. Come vi colpisco adesso? Si sono trincerati dietro la cassaforte i furbacchioni. Ecco, questo è quello che mi piace. Signore? Ecco, bravo, ho vinto una palla di cannone sulle gengive. Ti segno io a tirare le casseforti dopo il 18, che è pericoloso. E non mi ero neanche predisposto per vincerla, incredibile ma vero. Allora, vedo che la dinamite va molto di moda da queste parti, eh. Aio, mi pare che stiamo un pochettino esagerando. Oh mio Dio, i tizi a bordo del cavallo, non me li ricordavo. Signore, cos'è? È timido? Cosa sta facendo? Ma non si tiene così il lazzo. Ma chi ti ha insegnato a lazzare? Ma siete tutti imbriachi, fracichi, così di primo mattino per davvero. Allora, controlliamo che... Ah, oh, ok, è un assalto da tutti i fronti in piena regola. Probabilmente una minchiata, ma è una minchiata che voglio provare. I mammut, sì, nel Far West. Perché no? Perché no, signori, avanti. Abbiamo fatto delle cagate peggiori in passato e distraiamo sempre le unità nemiche con alcuni bardi posizionati in punti tattici e mi avanza del vile danaro che insomma, senti, piazza un paio di arcieri standard nelle retrovie, chi si è visto si è visto. Ecco qua che cosa buona è tanto giusto. Aspetta che magari spariamo qualche signorina. Arciere, quando vuoi sparare? Bravo, caro. Ah! Mi sono spaventato, razza di imbecillo. Come se la passano intanto i nostri mammut. Come va, signore? Si sta facendo bullizzare dai cactus? E schiacciatemi con gli uomini cactus. Fatemi fuori anche quei Minecraftiani maledetti. No, non vi bloccate. Perfetto. I cavallini golosi sono deceduti fra atroci sofferenze. Sono cose che capitano da queste parti.
Signore, può non palpeggiarmi il mammut, scusi, eh? Sì, ma no, non fate l'accoppiamento all'amore in questo momento? A posto? L'avete risolta pacificamente? C'è ancora il cadavere del tizio appeso? Ma vabbè, dettagli. Aspettate che prendo il controllo di un mammut. Beh, comunque sono rimasti gravemente feriti, eh? Fate attenzione che le signore sono ancora armate di dinamite. Un po', magari se la tirano addosso da sole. Signore, bravo, bravo, bravo. Hai caricato direttamente tu, ottimo, ottimo. E c'è per caso qualcun altro vivo? Siria, cosa sta facendo? Ma si è nascosta, sta cercando di mimetizzarsi con la parete che ha lo stesso colore. No, ho capito che sei scemo. Ah, ma c'è un'altra che qua. Occhio alla dinamite, imbecillo. Mi sa che la tizia si è ammazzata da sola, perfetto. Qui come procede? La stai calpestando? Mi sa di sì, eh. Ah no, ti sei bloccato, scusa. Sono pirla io e quest'altro si è bloccato da quest'altra parte. Giustamente, moscerino. Maledetto il giorno in cui ti hanno creato. Aspetta, l'ho presa? Chi altro c'è vivo? Aia, mi esploso la dinamite in faccia. Ah, eccola qua, l'ultima. No, 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 signorina, non è stata furba, non è stata veramente furba. Il mammut manco se n'è accorto. Era 3 ore che giravo come un pirla, non capendo chi mancasse all'appello. E... avete veramente un sacco di problemi voi con le protuberanze e tutto il resto. Mai visto tanti problemi in un unico episodio, ma vabbè, dettagli. E allora, ritornando a noi, tutto molto sta... Oh merda, siete arrivate... Oh no, queste sono le cecchine. Le cecchine più cecchina triste edition. Queste mi preoccupano un sacco. Ma proprio un stracocchio di cifra Wobbly West. Si chiamava così sto posto. O ci rintaniamo in un angolino, perché altrimenti c'ho i dubbi esistenziali pure io. Beh, come ho detto, questa è l'unica mappa in cui possiamo mettere le nostre unità tatticamente in alto. Lonino, non è una cattivissima idea in mia difesa. Possiamo mettere un po' di moschettieri, 100 euro che si sparano in faccia da soli, direttamente qua. Ottimo, poi succederanno cose brutte, è un dato di fatto. E qualcun altro, casomai, da quest'altra parte. Se ti hanno messo il terrazzino vuol dire che lo puoi utilizzare. Però non ci sono altre zone che possiamo sfruttare. Cioè, potrei piazzarli qua, ma 100 euro che volano di sotto. Le cecchine comunque hanno un raggio d'azione veramente spaventoso, quindi non ci farei troppo affidamento sui suddetti moschettieri. Però gli arcieri aerostatici invece sono un altro paio di mani che ricaricano le armi anche abbastanza in fretta. Vuol dire, se ti fanno volare, altro che mi fa volare però e tutte cose. Ok, vediamo un po', entriamo in partita. Vegliero, aspetta, colpisci qualcuno. Oh, non è male. Signorina, signorina, si faccia i cavolacci suoi. Perfetto, aia. Mi hanno preso dalla distanza, porca la miseria. Aspetta, aspetta. Signora, si faccia. No, no, mi stanno prendendo di mira. Avete visto che c'era il mirino su di me? Ecco, lo sapevo che vi avevate bloccati. Cosa state facendo, la mucchiata? Siete una tragedia. Questi altri? Questi altri sono qua a fare la stessa mucchiata dei loro cugini. Allora, aspetta. Sblocca il fucile, razza di imbecille. E ciaone. Ok, mi sono sbloccato. Questa non la risolviamo, perché adesso saranno tutti lì a ingroppare il palo. Cioè, posso provare a liberarmi, ma non garantisco per quanto riguarda i risultati stessi. Infatti. Allora, l'idea è buona, ma la deficienza artificiale ha rovinato praticamente tutto. Allora, mettimi semplicemente dei bardi nelle retrovie a Katsum, termine tecnico specifico. Dobbiamo mantenere gli avversari, i nostri nemici, letteralmente sempre in movimento, un po' qui ed un po' qua. Così facendo, forse qualcuno riesce a prendere la mira e a seminare un po' di morte e distruzione, che tanto schifo non mi farebbe. Guarda lì, guarda lì. Mi sta salendo il fastidio supremo. Ok, vedi? Non è stato molto difficile. Non sparate a me cortesemente, che sono l'unico che ha la minima possibilità di successo qua sopra. Ma vabbè, dettagli. No, non venite troppo qua sotto, che due balle. Oh, oh, stanno eliminando la nostra squadra. Non mi ero accorto. Vai. Perfetto, eliminata anche questa. Che sta accadendo da quest'altra parte nel frattempo? Abbiamo ancora troppi bardi, in effetti. Voi da quest'altro lato, non è che magari potete offrire fuoco di supporto alla squadra? C'è una signorina chiaramente laggiù. Oh mio Dio, qualcuno ho preso, non so chi, ma... Oh, l'ho preso veramente. Mi sono incastrato col fucile. Ok, mi sono liberato. Sì, ma tirati su, idiota. Sono svenuto, scusate. E la calura estiva e tutte cose. Fate pazienza. Porca miseria. Oh, almeno i bardi si stanno guadagnando la pagnotta. Da quel punto di vista non posso dire nulla. Oh, i nostri colleghi hanno iniziato a sparare. Oh, bravi, bravi. Attirateli lontano da qua. Ottimo, ragazzuoli. Colleghi. Colleghi ciaone. Ok, eliminato un altro. Non finiscono più. Che ho liberato un altro di sti cazzo bubo di imbecilli. Perfetto, gli hanno sparato anche loro. Vi siete ribloccati lì quando... Ma perché continuate a venire qua? Ah, oh maronna, c'è ancora gente qua sotto, tanta gente. Per inciso, sì, farei prima a rifarla. Non dico di no. Però voglio cercare di attirare l'attenzione dei tizi. Perfetto, grazie di avermi
polpeggiato bastardone, in modo tale da portarli un po' allo scoperto. Magari qualcuno coglie l'occasione. Ma io perché ci provo? Ma io perché ci spero? Guarda, guarda, sembra che io lo stia strangolando, sto deficiente. Levatevi! Aspetta, 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 provo a aggredirla. Ma appena mi provo a avvicinare, la bastarda è subito lì pronta. Colpiscila! No, signore, si faccia i cactus suoi. E che stracocchio. Se qualcuno se lo stesse domandando, sì, l'ho resettata perché dopo 20 minuti mi ero un attimino giusto un ciccinino rotto i cogliombari. Scusate, con tutta la pazienza di suo mondo. Ma mo basta veramente, però. Ok, vediamo se tre franco ce la fanno. Se non si fanno bullizzare da tipo chiunque, magari. Grazie, caro. Bravi, bravi, bravi. No, Franco, eri allergico al piombo. Ma come? Mi sa che non ce la fa. Franco, ma anche tu? Tutti, una famiglia di gente allergica al piombo. Ok, arriva un momento nella vita di un telone in cui deve schierare popo una cifra di contadini della Barilla. Intendo una quantità spropositata che non ci avete abbastanza proiettili, ma manco per il cocchio. Questi sono un po' sui soffitti lì, ma insomma ci siete capiti. Signori, non volatemi di sotto. Ecco, appena ha detto le ultime parole famose. Ok, avete un sacco di dinamite. Noi abbiamo un sacco di forconi. No, ragazzi, dovete anche... Ah! Ogni volta che prendo il controllo e quella è la persona che morirà, ve lo garantisco. Guarda, che ti ho detto? Che ti... Non mi dite che i contadini della Barilla periscono? No, ma perché mi sale un disonore. Ma veramente? Ma che stracocchio, gente. Da quando ricaricano così velocemente le tizie? Sì, però anche te se ti blocchi col forcone sei un imbecille, però, eh. Ok, mi semplifica un po' la vita o tra un'ora siamo ancora qua? Ecco qua, bastava risolverla pacificamente con un paio di colpi di cannone. Oh, ma guarda un po'. Sì, se non diamo aiuto alla deficienza artificiale, comunque siamo tutti belli che morti. E la punzecchiate un po'? Eh sì, ciaone. Wow, 26,9 minuti ci ho passato su sta cocchio di mappa. Lasciamo stare che è meglio. Ah, oh, guarda, guarda, direi che qualcuno è fuggito di prigione. Sti bastardi. Insegno io a portarmi le palle al piede qua in mezzo al deserto e che stracocchio. E giustamente abbiamo anche quelli che con le pistole hanno preferito esagerare giusto un cicinino. Allora, 7500. Ho una mezza idea un po' porca. E con un po' porca intendo il carro armato di Da Vinci. Certo, se mi avessi dato un po' più di dindini, gioco. E se mettessimo un po' di giostranti nelle retrovie? Cioè, ci schiatteranno, fra l'altro, ci sofferenze. Ma assolutamente sì, lo faccio perché sono un imbecille. E toh, mettimi un paio di tizi armati di moschettiere. Perfetto. Ora, se qualcuno si avvicinasse cortesemente al Da Vinci, al Da Vinci locale, grazie. Wow. Ok, quelli non hanno resistito un mezzo secondo. Però il Da Vinci, almeno il Da Vinci. Dai, Da Vinci, fai vedere come le fai girare tu. C'è un tizio che è entrato dentro. Oh no, no, ok, ok, è anche uscito. Un secondo mi ero spaventato. Oh mio Dio. No, con i proiettili me l'hanno fatto fuori. Non l'avevo considerato. Oh mio Dio, ci stanno attaccando con le palle. Signore, lei ha una testa molto piccola. Non mi stupisco che sia finito in carcere. Non c'era bisogno di cocchiarsi però, Ok, il Da Vinci è rimasto fregato purtroppo. A sto punto direi di far volare le persone. Perché? Perché non c'ho un cacchio di meglio da fare con la mia vita. No, aspetta, cerchiamo di farci tattici. Lasciami un po' di dindini per mettere dei pittori. Così attiriamo il fuoco nemico, soprattutto all'inizio. Ecco qua, così sono tutti belli distratti. Dai, Da Vinci, ora ce la puoi fare, abbiamo fiducia in te. Aspetta che magari cerco di colpire i tizi nelle retrovie io. Eccole lì, che t'ho detto che ovviamente con la pioggia di metallo dall'alto. Levatevi. Ma perché attaccate? No, aspetta, aspetta, era ancora vivo, era ancora vivo, ancora vivo, ancora vivo. Sparagli, sparagli, che sta per ricaricare. Vai, 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 vai. Aspetta. No. Oh, ma perché dovete seguire sempre me? Volete la violenza? Perfetto! Passiamo quindi alla estrema violenza. Le guaccia. Le guaccia, tante guaccia. No, no, troppe guaccia. Perfetto, dobbiamo comunque distrarre i tizi qui. Altrimenti siamo belli che fregati. Dite che i samurai possono proteggerci. Proteggersi dai proiettili dall'alto? È un dubbio legittimo. Non ci resta che scoprirlo assieme. Vai, caro. Oh, avete preso più i nostri che altro? Ma vabbè, dettagli, aspetta, arretra, arretra, che se no ci pigliano in pieno. Ok, non è poi così malvagio. Devo prendere il tizio laggiù, devo prendere il tizio laggiù, devo prendere il tizio laggiù. Non colpire me, non colpire me, non colpire me. Ok, oh no. Oh, sono veloce. Ti cavolacci tuoi te. Tapita, 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 tapita. Orca la miseria. La perdo, mi sa, per pochissimo. Aiuto, aiuto, colpiscili, colpiscili, colpiscili. Non male. Ok. Ah, mi sono bloccato su un sassolino. Aspetta, la vinciamo all'ultimo per bucio in mano, vai. Ok, per un secondo il gioco ha laggato, ho detto che faccio, glielo faccio vincere oppure no. Grazie gioco, molto magnanimo e gentile da parte tua. Oh,
una squadra di rompimaroni al completo. Abbiamo tutti quelli coi cactus, quelli con la TNT, quelli sul cavallino goloso e chi più ne ha più ne metta. Di porchi tendenzialmente. Che facciamo, che facciamo? In verità le potremmo vincere tutte mettendo le watch o i draghi, siamo onesti. Dite che i re delle scimmie, forse un paio di re delle scimmie molto ma molto amichevoli. La TNT un po' mi preoccupa, quindi aspetta, mettimi i re delle scimmie un po' più indietro, bravi figlioli. Anzi no, ancora meglio, gli mettiamo niente po' di meno che Zeus. Ma dobbiamo ovviamente distrarre il nemico con delle unità che comunque si sono dimostrate abbastanza efficaci, ovvero queste signorine, un po' di personcine. Gi giuro, sto moscerino non lo sopporto più. Se riusciamo a concatenare gli attacchi... No, non era quello che volevo fare, ma va bene comunque. Cioè, se riusciamo a concatenare gli attacchi con Zeus, e che è Macell, una scena di Michael Bay, direi che è virtualmente fatta. Il cavallino goloso è schiattato fra atroci sofferenze, oh, ce n'è ancora uno vivo? Incredibile, ma vero? Zeus, la mira proprio te la sei dimenticata nell'antica Grecia, eh? Ok, non è poi così malvagio. Perfetto, il signore ci ha schiattato male male. Resta l'ultimo qua col lazzo che si è attaccato a sto cazzo. E tanti saluti, dai. Teneteli distanti. Aiù! Ma non potete essere protetti anche dai fulmini? Se vi fate avvicinare vi sparo direttamente io, porca la miseria. Signora, stia a debita distanza che è meglio, non ne vale la pena? Anche se lei mi sa che è più efficace degli Zeus. Stavano a ballare. Questi stavano a ballare, ve lo dico io. Ok. 750. Oh mio Dio. Salve signore, mi ero dimenticato di lei. Lui cosa faceva? Ah, lui sparava proprio una cifra rapidamente. Ora, domanda da $1 milioni. Lui spara più proiettili, e questo è un dato di fatto. Ma li può sparare a più obiettivi nello stesso momento? Se sì, a quanti obiettivi? Vediamo un po', Lo scopriamo fra pochi secondi. Secondo me li ammazza tutti, vediamo un po'. Ho paura. Può schivare, che culo! Ma sei un pezzente però, allora dillo. No, non può aver già ricaricato, ragazzi. Sì, ma non mi schivi. Sì. Ma se schivi così è da bastardi però. Ok, non lo puoi colpire con oggetti da lancio. Sai che ti dico? Non è un problema, tu hai i proiettili, noi abbiamo i samurai. Che spero veramente un sacco potranno parare i tuoi proiettili, vero? Vero che li potete parare? Più o meno, diciamo più o meno. Ok, signor samurai, quando vuole colpire... Oh, ma dai! Ok, facciamo una coda tattica, li mettiamo tutti al centro. Perfetto, ecco qua. E un proiettile glielo dobbiamo far sprecare per colpire una personcina. Ok, così forse riusciamo ad avvicinarci più rapidamente. Oh, è andata molto meglio! È andata un sacco meglio, veloci, più che ricarichi. No, cosa ha fatto? Mi sto triggerando malissimo. Ok, pensi che le armi da fuoco noi non ce le abbiamo? E invece sì. Non penso possa far fuori gli archi bugeri con un sol colpo, vero? Vero che non vi fate... Aia? Siete morti? No, ma diciamo che hanno passato un brutto quarto d'ora. Beh, non puoi schivare... Ah, ecco. Oh, wow, mi ha laggato tantissimo. Dicevo, i colpi d'arma da fuoco li senti tutti. Ho capito che può schivare le frecce e tutte cose. Ma porca la miseria, non poteva essere immortale. Ok, te la sei giocata bene, gioco, te la sei giocata bene. Oh, ma dai. Ok, mo da dove arrivano? Esageriamo, abbondiamo, perculiamo il telone. Non ci abbiamo niente di meglio da fare quest'oggi. Vi dovreste vergognare? Ah, questa è problematica. Gioco peraltro, domandina da $1 milioni. A che punto sia? Ne ho fatte così poche e 3 ore che tiro porchi. Ancora una volta nutro tendenzialmente timore per le unità che sono effettivamente armate. Pertanto, anche se piazzassi tatticamente dei bardi qua su per attirare l'attenzione del nemico, rischierei comunque di essere trucidato male male. Ah, non posso neanche metterli qua sopra. Che pezzi di erba. Gioco, ti sto odiando. La regina pirata. Però deve arrivare viva. E se andassimo semplicemente di cannoni dalle retrovie? Il problema più che altro è che dobbiamo tendenzialmente distrarre le unità nemiche. Pertanto si va di bardi in punti tattici. E che, come ho detto, se li metto qua sopra cadono di sotto gli imbecilli. Ci provo comunque, gente, ma... Caccia la miseriaccia. Vediamo un po' se guadagniamo preziosi secondi per metterla in quel posto ai nostri avversari. Ok, quest'arma è da un colpo un morto. Avete preso uno dei nostri, Temo, aspetta. Ok, Minecraftiano abbattuto. Vediamo un po', bravi figlioli. Occhio a quelli dall'altro lato, occhio a quelli dall'altro lato. Per un secondo l'italiano è andato a farsi benedire, ma vabbè, dettagli. Aspetta, ricaricate. A posto, ok, ho preso anch'io il bardo, mi sa. Aspetta, che stanno arrivando. Beh, ragazzi, spostatevi, che se no piglio voi. Pioggia di proiettili, dobbiamo prendere il tizio laggiù. Pita. Ah, signorina, che ci fa qui? Porcaccia la miseriaccia. Ok,
La nostra squadra sta passando veramente un brutto quarto d'ora. Oh oh. Oh oh. Aspetta, 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 sono tutti allineati. Sono tutti allineati. Sono praticamente tutti allineati. Oh, è ancora vivo. È ancora vivo. Spostati. Porcaccia la miseriaccia. Vai indietro, vai indietro. Pip, pip, pip. Devo prenderlo, devo prenderlo. È miseria, sei l'unico che è rimasto in vita. No, 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 no. Stai lì, stai lì, stai lì. Aha! Vabbè. Oh no, c'è ancora qualcuno, non so dove. Ah, c'è un minecraftiano. Signore di Minecraft, aspetti un attimo. L'ho mancata clamorosamente. Scusi, mi tiene questa palla di cannone, sia gentile. Ancora vivo qualcuno? Ma porco. Se è vivo il tizio armato, gioco. Sappi che faccio alt F4. Oh, wow. Signorina, cosa stava facendo lì? Scusi, Imbriaca fracica sopra un secchio. Il nostro cannone l'ha colpita in pieno. Vedete che c'è la palla direttamente là. E non capivo, sentivo del... Prova a venire da qua. Che cazzo, bubolo, succede? Oh, le Gatling! Eh certo, utilizziamo le unità segrete. Pezzo di erba. Ma non è possibile. Signore, ma lei è un attimino più baffato degli altri. Un po' più muscoloso e tutte cose. Sì, le Gatling potrebbero essere un leggerissimo problema. Metteteci in parte una cheerleader e ne vedrete delle belle. Io manterrei invariata la tattica. Cioè, potremmo mettere No, non sono rincoglionito. Volevo dire, possiamo mettere delle balista. Uno, due, tre. Cazzabubolo, solo tre? Non sono neanche lontanamente sufficienti. Dobbiamo comunque... Avevo letto chiavatore per un secondo. Lasciamo stare che è meglio. Dodo scherzo. Distrarre il tutto con i nostri bardi. Però quelli gli spareranno. Ma vabbè, so che capitano nel Far West. Mettimi... no, aspetta, però poi con le baliste è un casino svoltare. Dicevo, mettimi comunque dei bardi tatticamente a culo. Aspetta, aspetta. Non lui, perché ho preso il controllo dell'unità sbagliata. No, no, apri il fuoco. Apri il fuoco da qua lontano. Aspetta. Non so chi abbiamo preso. Non abbiamo preso nessuno. Vedo ancora le Gatling che si muovono. Aspetta, carica, 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 carica. Un'ora e mezza per sparare. Ma le abbiamo prese. Le vedo ancora molto attive. O sono tanto resistenti o ci abbiamo avuto una sfiga incredibile. Gente, ci stanno sparando con le... Non ci credo mai nella vita. Ok, ragazzi, provateci voi a sto punto. Come ho detto, sono ancora molto, molto operativi. Ok, i tizi li abbiamo fatti fuori. Ma la Gatling ci sta sparando. Aspetta. Arretra, arretra, porcaccia la miseriaccia. Io ci provo di nuovo. Anche se sono scappottate, sono pericolose. Ok, vedi che allora le possiamo far fuori. Stanno per arrivare a spararci. Stanno per arrivare a spararci, proprio una cifra. Peta, 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 peta. Tattica buona, esecuzione pessima. No, la rottura di balle è che da questo lato c'è il sole e pertanto sono accecato mentre sto cercando di sparare al nemico. Cosa vedo da qui, porco canaglia? Ok, ci provo di nuovo, ma non faccio promesse. Ok, forse l'ho presa? Credo di averla presa, sì. E una l'abbiamo battuta. Dobbiamo anche concentrarci sui tizi. E che adesso mi vanno di lato le bastarde. Quindi la mia mira peggiora esponenzialmente. Credo che sia lì. Vai. No! Hai preso Meraz di crincoglionito. Ma porca la miseria, mi fate sempre di queste cagate. Aspetta che c'è un tizio. Beh, questa non la pari neanche se vuoi. Ferma lì, ferma lì, ferma lì, ferma lì. A posto, ottimo. No, collega con la balista. È ancora vivo. Aspetta. E come hai fatto a sopravvivere? E di che siete fatti? Buono, 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 buono. C'ho subito da te. Ok, ora è molto meno sopravvissuto. No, no, la balista che si fa bulli. È ancora vivo, ma si è preso un colpo di balista in corpo. Ma tu pari tutto, è roba assurda. Aspetta, giuro che se sei ancora vivo faccio alt F4. Ma com'è possibile? Ma è una presa per il chiurlo. Così rischio di pilare anche il mio collega, però. Ecco che l'hanno abbattuto, mi sta. Aspetta, 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 vai, 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 vai. Dove è andato il colpo? Io ho sparato... Vabbè. Ok, il lato positivo è che se non mi avvicino ai bastardoni ora... Cosa state facendo? Lo vedo quello che state facendo, sporcaccioni. Dovrei poterli colpire da dietro. Ecco, a quello piaceva essere colpito da dietro. È ancora vivo! Fun fact! Sto sparando a ste teste di minchia da 4 minuti! E sì, ancora resistono alla maledetta balista. Non ci avevo proprio pensato. Io in realtà volevo solo far fuori le Gatling. Potevo utilizzare qualunque altra unità e la situazione non sarebbe cambiata. No, mi sono rotto le palle. Basta, basta. Basta, non posso star qua tutto lo starcocchio di giorno. Avevo provato a abilitare le barrette della vita, ma me le attivate solo adesso che ho interrotto la partita. E ora rimangono attive lì. Vabbè, lo riporta. Allora, questi chiaramente non vanno bene. Quindi riempiamo la zona circostante di moschettieri, che forse qualcosa pure loro riescono a farla, che non sarebbe poi così male. Sì, pigliate. Guarda la distanza. Ho preso qualcuno. Vedo una barretta della vita che è scesa leggermente, ma non... Non credo al miracolo. Dobbiamo cercare di colpire la Gatling. Vabbè, con che raggio d'azione? Caccia la miseriaccia. Beh, ma posso anche colpire loro, vero? Non gli ho fatto danno per davvero o l'ho semplicemente mancato? Ah, ecco perché qualcuno l'abbiamo preso.
Aspetta che c'è anche il tizio armato laggiù. Colleghi, ce la facciamo ad eliminare qualcuno con il tuo secondo? Ok, perfetto. Ok, le Gatling sono tutte laggiù. Sono stati tutti distratti, perfetto, li possiamo danneggiare. Dicevo, sono stati tutti distratti dai nostri amichevoli bardi di quartiere. Posso sparare in prima persona con quanta professionalità. Oh, ma guarda, stavolta abbiamo vinto tipo subito adesso, now. Lasciamo stare. È quasi più traumatico dello scorso episodio, figlioli. Quasi. Aspetta che controllo, che non mi fido minimamente. Sì, ma sta arrivando sempre più gente in staccocchio di città del Far West, eh. Mi sto cominciando a triggerare malissimo. Ah, merda, siete voi. Mi ero confuso. Sono i tizi che sparano in rapida successione. Allora, e che schivano, sti bastardi. Soprattutto schivano. No, questo ci muore tipo subito adesso now. Potremmo provare ad andare di arcieri scheletrici, ora che ci penso bene. Sì, li possono pigliare dalla distanza, ma anche gli arcieri possono infuocare tranquillamente chiunque gli si pari davanti, facendo danni prolungati nel tempo. Vediamo un po'. E più danni prolungati nel tempo, che non sarebbe male, eh. Mi separo dagli altri. Ma là sei pezzo di erba. E basta, ogni volta che prendo il controllo di qualcuno me lo ammazzate. Ragazzi, ragazzi, no, concentriamoci sui... Stavo per dire una cosa molto poco family friendly, quindi non la dirò. Metto solo due unità, la regina pirata e il capitano. Ah, vi garantisco che ci schiatteranno in qualche modo. Un po', cioè, ce la facciamo a non farmi inchiate, so che chiedo molto. Ok, la regina è quella su cui faccio maggior affidamento. Signora, possiamo dare priorità magari non tanto a loro, che sono unità inutili. Il capitano è morto, il capitano è ovviamente molto morto. Ecco appunto. E andate esattamente come avevo immaginato. Se magari la prossima volta uccidessimo quelli che sparano. Non volevo ricorrere alla violenza. Si è messo a verbale che è colpa di gioco. Aspetta, mettimeli un po' più distanti. Perfetto. E ovviamente in prima linea invece mettiamo i nostri samurai, che si piglieranno sì un po' di fuoco, ma eviteranno che i bastardoni sparino alle signorine. Vediamo un po'. Oh, il fuoco purificatore. Grazie, fuoco purificatore. Ah, ok, con questo, voglio dire, non possono resistere. Sono esseri umani, in fin dei conti. Se un dragone ti sputa fuoco in faccia, domani non lo vai a raccontare a qualcuno. Questo è poco, ma sicuro. È che non voglio ricorrere ai... Oh, porca miseria. Cos'è sta roba? Dove li avete reclutati? Cosa succede qua? Dovete stare vicini con le pistole? Vabbè, contenti voi, è sempre amore. Io, chi sono io per giudicare? Allora, sempre sti teste di minchia coi cactus... Che ho imparato a odiarli, ma proprio una cifra in questo episodio. Io ve lo dico, i re delle scimmie secondo me qua seminano morte e distruzione. Penso, poi tra dire e fare c'è di mezzo il mare, come si suol dire. Vediamo un po' se i samurai riescono a difendersi egregiamente e ad attirare un po' l'attenzione del nemico. E questi vanno in mezzo, ecco, vedete? Sono praticamente crivellati di colpi da... Oh no, ci hanno crivellato a noi. Sono immuni ai loro stessi proiettili. Oh, ma che cazzata, gioco. Vediamo un po' se riusciamo a pigliarli con le catapulte. Cioè, quattro catapulte, mica pizza e fichi. Ok, ovviamente bardi messi un po' ad coccium. Un po' qua, un po' su, un po' nel ci siamo capiti. Ok, catapulte, se riuscite magari a pigliare... Ok, non è poi così malaccio. Molto, molto bene. Dovete starmi distanti, soprattutto dai tizi a mo' di cactus. Se lo pigliate con un secondo. Ok. Siamo ancora vivi? Più o meno? Diciamo più o meno. E quelli sono anche abbastanza distratti dai bardi. Aspetta, questo è meno distratto dai bardi di quanto mi sarei aspettato. No. Spara a quelli. Credevo onestamente che si sarebbero fatti attirare molto di più dai bardi. Vai di Zeus. Non c'è nessun'altra soluzione, contadini, per attirare l'attenzione del nemico. Si è messo a verbale che io non volevo citare. Mi hanno praticamente costretto. Vai. Piglia tutti. Zeus, un catena un po' di più la prossima volta. Concentrati su quelli. Perfetto. No. Ha palpeggiato. E che stracocchio, ho una certa età. Ecco qua, perfetto. Ora mi posso concentrare anche su di te. Ti insegno io a palpeggiare i vecchietti, le divinità e tutte cose. Li devi levare, che rotti maroni. Oh. L'altro Zeus mi sa che non se la passa bene. Mi hanno ammazzato mio cugino Zeus. Aspetta. No. Pipalle. No. Levatevi. Pezzenti. Ho una certa età. Sono un vippete. Non ci credo. Mi faccio ammazzare da ste teste di minchia. No. Cosa fai là dietro? Porca ciò. È buona, la rifaccio. Ok, stavolta ci siamo sbarazzati subito. No. Dicevo, ci siamo sbarazzati subito dei tizi che sparavano. Cala. Miseria, levati. Ti devi levare, che non ti si sopporta più. Ora arriva anche il cugino. È morto?
credo che mi sia ancora papi... Non so se dire se è morto, vivo. Aspetta. È vivo, ancora troppo vivo. Ma non è possibile che pariati i fulmini, dai. Ma mi sta colpendo sul pipino. Madonna, sì. Spostati. Togliti, testa di minchia. Ma dai. Ok, dopo un'ora sono riuscito ad ammazzarlo. Ok, vediamo di dare una mano a mio cugino che mi sono rotto le ba... Grazie. Grazie a Zeus nel vero senso della parola. E un po' capisco il gioco, ma mi sto triggerando malissimo. Oh mio Dio, siamo appena a questa. Salve, sono il Terrone che ha finito di editare il video. Sono profondamente scosso, quindi figlioli, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. E sì, mi sono... No, mi si è richiuso! Pensavo rimanesse aperto. Ci sono rimasto malissimo. Dicevo... Vabbè, la risblocchiamo nella prossima puntata. Dicevo, per questo episodio ci possiamo fermare qua. Ho tirato più porchi di quelli che mi sarei mai aspettato. Mamma mia, oh. Sono un po' sbilanciate, queste unità ci stanno dando sempre meno soldi, ma sapete bene come funziona. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace o sto cacallo o sto cavallo vi caca addosso. Lasciamo stare. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao.